Ciao e benvenuti in questo video, mi chiamo Giacomo, ho 15 anni e faccio il filmmaker a tempo pieno. In questo video vedremo insieme le caratteristiche dell'Amaran 60X e vedremo perché l'Amaran 60X è la miglior luce compatta in circolazione. Prima di tutto partiamo dal nome, 60X, quindi 60 sta per 60 watt, quindi la potenza della luce, e in questo caso X sta per multicolor, cioè non multicolor ma bicolor, quindi una temperatura color che varia dai 2700 gradi Kelvin ai 6500. Ma questo in breve cosa significa? In sostanza la temperatura gradi Kelvin è come noi vediamo il bianco. Quindi ad esempio 2700 gradi Kelvin sarà un bianco molto caldo. Qui dietro ad esempio è un bianco abbastanza freddo o daylight, quindi una temperatura per il giorno. Infatti il sole è a 5100 gradi Kelvin quando siamo a mezzogiorno, quindi le nostre luci andranno messe a quella temperatura colore, se vogliamo andare a simulare l'effetto del sole. Questa luce può essere utilizzata in diversi contesti e in diversi eventi, ma in questo video vedremo tutto e soprattutto spiegheremo perché è la miglior luce rapporto qualità-prezzo da 60 watt. La prima cosa che bisogna sapere su questo proiettore, su questo faro, comunque su questa luce, è che è molto molto piccolo, e questo è un super vantaggio per chi va a spostare questa luce, ma uno svantaggio perché alcuni accessori dell'apparato Aputure non sono compatibili. Il primo ad esempio è Lightroom 2, quello che in questo momento mi sta illuminando la faccia. È un softbox da circa 85 cm di larghezza, all'interno possiamo andare a montare ad esempio anche i gel, quindi è una figata. Il problema è che oltre a costare tanti soldi questo softbox, ma non è compatibile con l'Amaran. Beh, però l'Amaran ha l'attacco Bowens, è vero, ma l'attacco Bowens dell'Amaran 60X, essendo molto piccolo, non è resistente come gli attacchi ad esempio del 100D oppure del 120D della Lightstorm oltre 100D. Questo perché costando poco si è andati molto a risparmiare su materiali. Chiaramente sono materiali molto buoni, ma non vanno a tenere ad esempio softbox come il Lightroom 2, il Lightroom 150 oppure altri modificatori. La cosa figa di questa luce è che è appunto una luce Aputure, quindi si va a collegare con Sidus Link, che è l'applicazione sul telefono. Andando sull'App Store andate a scaricare Sidus Link e andate appunto a scaricarle e andate a controllare le vostre luci, non solo l'effetto, non solo accenderla e spegnerla, ma anche controllare la luminosità dall'1% al 100% di incremento di 0,1, e questo ci permetterà anche di andare a sincronizzarla con altre luci, ad esempio il 100D che io in questo momento sto andando a utilizzare per l'illuminazione. Da qua possiamo andare a spegnerle e accendere le luci in un solo tocco, ma non solo, possiamo andare a controllare singolarmente la potenza, andare a controllare singolarmente gli oggetti, singolarmente le luci, e quindi questa è una figata che nessun'altra marca vi dà. Almeno vi danno tutte le altre marche, ma essendo che nelle altre marche ci sono davvero poche luci, o almeno Godox non ha questa opzione, però ha tante luci, è l'unica marca che vi dà un'applicazione fatta bene che vi permette di andare a andare a mettere le vostre luci in uno spazio sul telefono, e quando siete a batteria vi permette anche di vedere quanto tempo di residuo avete rimasto. Infatti l'Amaran 60X ha tre modi per alimentarsi, due che sono compresi nella confezione e uno che se volete potete andare a comprare. Il primo chiaramente è l'alimentatore, quindi andando ad attaccare tramite la corrente con una presa asciugo grande, quindi la classica grande che vi danno in tutte le luci, potete andarla a alimentare la vostra luce. Il secondo modo, sempre in confezione, è un adattatore che vi permette di andare a utilizzare le batterie NPF di Sony, che sono le batterie classiche per tutti gli accessori, comunque tutte le schermi, luci, cose esterne, e quindi in questo modo potete andare a alimentarlo. Il terzo modo non è in confezione ma costa tipo 15 euro, è un cavo che ho io comprato perché vi permette di alimentare questa luce tramite le batterie V-mount. È un adattatore dall'alimentazione a un D-tap che vi permette di alimentare questa luce con le V-mount. All'interno del corpo di questa luce, che è effettivamente molto piccolo, troviamo due cose che possiamo andare a modificare: l'intensità con una rotella e i gradi Kelvin. Infatti essendo un modello X e non il modello Daylight, possiamo andare a controllare appunto gradi Kelvin da 2700 gradi Kelvin a 6500 gradi Kelvin. Quindi questo ci permette di avere molta flessibilità quando siamo in ambienti magari che non possiamo andare a controllare practical light, comunque le luci che non possiamo andare a controllare, e con questa luce possiamo andare a tarare la nostra macchina poi per andare a combaciare con queste luci. Lati negativi, infine, la confezione è abbastanza scrausa, nel senso che è una confezione tipo per i gimbal. Ci sta la luce praticamente ok, ci sta, ma i cavi molte volte non ci stanno all'interno della confezione, dobbiamo andare a
a metterli da un'altra parte, perché molte volte la confezione è stata, una volta che l'hai aperta per la prima volta, rimetterci dentro le cose è quasi impossibile. E in confezione, ragazzi, vi arriva alla fine un riflettore piccolo e un tappo per chiudere la luce, e poi un cavo abbastanza lungo sia per l'alimentazione che per attaccarlo alla luce effettivamente. E i cavi di alimentazione sono loccabili, quindi possiamo bloccarli per non far staccare mai il cavo. Un'ultima cosa, ragazzi, prima che concludiamo questo video, è che in confezione la luce ha una vite normalissima per andare ad esempio attaccare i cavalletti, abbiamo un adattatore per poi mettere anche gli ombrelli. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo come al solito al prossimo video.